Grazie. Allora mi ha chiamato nel pomeriggio un signore che si chiama Baiardo. Leggo il telefono, c'è scritto Baiardo. Non è quello di mafia, Baiardo. Sì, signor Baiardo. Detto, ti devo dare uno scoop. Fatto, dimmi, signor caro Baiardo. Io ci starei un po' lontano. Ti devo dare uno scoop. Che scoop mi devi dare, Baiardo? Fatto, mi candido a sindaco. Ma come ti candidi a sindaco? Si candida a sindaco. Ma non stai domiciliari, Baiardo? E lui nega di stare domiciliari. Nega. Aspetta. No, avvertitelo. Aspetta. Ma scusami, Salvatore Baiardo, quello che è ritenuto è stato il fiancheggiatore dei boss mafioso Graviano? Sì, signor Baiardo. Quel Baiardo? Sì. Signor Baiardo. Quello che aveva previsto quello la cattura di Giletti. Matteo Messina Denaro? Quello del caso Giletti. Ma è domiciliare, mi risultava. No, dicono di lui dice di no, ma ha chiamato. Non è domiciliare. Signor Baiardo. Io mi terrei un po' lontano. Io voglio tenermi a distanza, però, mi ha detto ti devo dare uno scoop. Com'è che aveva il tuo cellulare? Ma che c'entra quello? I giornalisti, ma io so, cioè, mica io mi prenderei con i giornalisti, c'ho il numero di tutti. Secondo me lo dovrai spiegare alla commissione antimafia. Io ma mi auguro che ti come mai aveva il tuo cellulare? Il mio non ce l'ha, a me non mi ha chiamato. Mi ha detto, io quel parenzo lo tengo sotto controllo, tutto, anche il tuo cellulare, così mi ha detto. Controllo. Vada a fare in culo, per quanto mi riguarda, il signor Baiardo. Diego da Monza. Dimmi. Comunque ciao, ti ha telefonato. Giuseppe, io mi auguro che la procura, questo è molto grave, questo che hai rivelato. Una persona che sta ai domiciliari chiama Cruciani. Se la procura di Milano, per favore, può intervenire. Ma perché? La commissione parlamentare antimafia. Ti devo dare uno scoop. Io sospenderei la trasmissione. Diego. Io degli scoop di Baiardo, Giuseppe, francamente non mi fido. Dimmi, Diego. Giuseppe, scusami, voglio capire una cosa, ma siamo davvero arrivati al punto? Posso dire una cosa, Paolo, l'unico cameriere italiano a Piazza Navona potrebbe essere un format, l'unico cameriere italiano a Piazza Navona. Però io volevo dirimere una questione, perché Parenzo mi dice, segnala all'antimafia che ti ha chiamato Baiardo. Baiardo è qui collegato con noi, signor Baiardo, buonasera. Signor Baiardo. Buonasera a voi, Cruciani, e a tutti i vostri radiospettatori. Scusi, signor Baiardo, grazie che saluta solo Cruciani. Già questo mi fa piacere, così in sede giudiziaria dirò che ha salutato solo Cruciani. Ottimo. Però scusi, Baiardo. Le do due saluti a lei, mi perdoni. Chi è, scusi, mi dica chi è che almeno la saluto. Signor David Parenzo. Ci conosciamo, lasci stare, va bene così. Saluti solo Cruciani, che è meglio. Signor David Parenzo, la conosco. Allora, io non so neanche chi è, la seguo sulla 7, ma non so neanche chi è, io non l'ho neanche sentita benissimo. Va bene, signor Baiardo, lei conferma che si candida a sindaco, scusi, signor Baiardo? È già stato depositato il tutto, per quello ho dato la notizia. No, però vedo sul suo blog... Il simbolo cos'è? Due manette? Qual è il simbolo della lista, scusi? Le manette? Ascolta, Parenzo, perché queste cose non me le dice in faccia? Abbia il coraggio di questo non è un bel messaggio. Me lo dico. Non è un messaggio detto da uno che è stato vicino alla famiglia Graviano. Non è esattamente un messaggio di pace quello che lei sta dando. No, ma Parenzo, io vorrei chiarire la posizione del Baiardo, non è una minaccia, cosa ha capito però male? Io le volevo, no, infatti lasciamo perdere, non è una minaccia. Scusi, signor Baiardo, lei anche nel suo profilo WhatsApp ha questa cosa qui. La cosa curiosa è che poi discuteremo naturalmente a lungo di questa cosa. Ma non stai domiciliari, scusa? Lui dice di non essere domiciliari, perché se uno legge il Baiardo, Dimmi, ho fatto 14 querele e gliel'ho detto anche a Cruciani. Cioè lui ha fatto 14 querele. Mi ha chiamato oggi dicendo ti do uno scoop, mi candido a sindaco di Bagheria per il partito dei poveri. Ma veramente il partito dei poveri esiste? Il partito dei poveri, Baiardo? Esiste dal 2009. Il partito dei poveri. Lei è passato da Graviano al partito dei poveri. Questo è abbastanza curiosa, questa cosa qua. Vabbè, comunque. No, ma io sono stato da Graviano, scusi. Ma è una battuta. Mi permetta un attimo. L'ANSA. Mi permetta, signor. Sì. Signor Baiardo, mi permetta semplicemente una considerazione. L'ANSA di qualche mese fa, di aprile, il 4 aprile del 2024, dice... mese fa, stiamo parlando di
Stiamo parlando di 15 giorni fa. Sì, esatto. Appunto, sì. Esatto, 4 aprile 2024. ANSA, agenzia magistralmente diretta dal dottor Contu, che mi permetto anche di salutare. L'ANSA dice, mafia, due punti. Cassazione. Punti perché il Baiardo in tutta la sua vita non è mai stato condannato per un reato di mafia, due punti. Lo voglio Cassazione, Baiardo sia i domiciliari per Baiardo. Non condannato per un reato di mafia. Vabbè, comunque, in ogni caso, io volevo semplicemente dire, lei in viva voce, Baiardo, scusi, è in viva voce o no? Sì, sono in viva voce, sto registrando. Ma qui c'è scritto sia gli arresti sta registrando, ma non c'è bisogno di registrare, Baià, è in diretta, che c'è bisogno di registrare? Lo faccio per abitudine. Ma lei lo fa sempre, registra tutto, è una cosa inquietante. Si tolga il viva voce. Anche questo che sto per dirle, caro Baiardo, se vuole registrarlo bene. Così lo mette bene, se lo metta nelle orecchie. No, allora, c'è scritto. Lei registra le telefonate. C'è scritto sì agli arresti domiciliari per Baiardo. Lo ha deciso la Cassazione. Vabbè, comunque, capito? Adesso io volevo. Quindi, la cosa curiosa hanno fatto questi. Sì, però Baiardo, mi scusi un attimo, se lei non si toglie via voce, noi non sentiamo un cazzo. Questa qua è la radio, non è né TikTok, lei è diventata una specie di. Così, questo è l'auricolare, lei non so che cazzo c'ha. Cioè, questo non è TikTok, perché lei opera moltissimo su TikTok, è un TikToker è diventato. Ma questo è il telefono normale, ho tirato via il viva voce. Lei si candida a sindaco di. E va spesso su TikTok a parlare, perché non può andare su TikTok dottor Baiardo? Non può andare. Ragazzi, ma è una personaggio più chiacchierato del mondo. Che cazzo va a chiacchierare su TikTok? Ma perché no? Andasse a chiacchierare in procura, Parenzo, uno come Baiardo, che ha due follower su TikTok, fatemi accontentare questi due follower che ho. Però scusi, signor Baiardo, no, la notizia è questa: lei si candida a sindaco di Bagheria per il Partito dei Poveri. A me, scusi, questa notizia mi fa scompisciare la risata, dottor Baiardo. Sì. Per carità, lei è libero di fare quello che vuole, va benissimo, se è possibile, ma lei si può candidare dopo il suo trascorso? Ma guardate, ma perché non vi informate meglio? Il Baiardo è stato riabilitato nel 2004. Perché il Baiardo? Parla di sé in terza persona. Ma che cazzo è Churchill o una persona che è dal passato assolutamente equivoco? Porca troia. Vabbè, Baiardo, io la ringrazio. Parenzo. Io preferirei con lei, che secondo me è molto simpatico, avere un confronto diretto. A me per telefono non è che mi piace lo tanto. Caro Baiardo, noi faremo un grandissimo confronto con lei. La ringraziamo, arrivederci. Venga a Trento al Festival dell'Economia di Trento. Non esageriamo adesso. Grazie mille, dottor Baiardo. Grazie. Pazzesco. Partito dei Poveri. Allora. Pensa a te se lo invitassi a Trento al Festival dell'Economia, sarebbe una cosa di una gravità inaudita proprio sarebbe. Adesso c'è uno che già mi ha mandato una cosa, ecco la mia denuncia a Baiardo, uno che ha denunciato Baiardo. Senti, a me non me ne frega niente delle cose di Baiardo, volevo semplicemente verificare che lui veramente si candidava a sindaco di Bagheria. Adesso ammetti tutta la vicenda di Baiardo, a me sinceramente non me ne frega niente. Sindaco di Bagheria. Allora, di Bagheria. Mirko di Bagheria. De Carli, popolo della famiglia, eccoci qua. Buonasera.